Buongiorno, buongiorno. Inizio seconda tappa con arrivo a Pavullo. Erano previsti 25 km, ma un po' ci siamo avvantaggiati ieri, quindi saranno un po' meno. Dislivello 850 metri. Aria frizzantina. Lele è un viandante solitario che abbiamo incontrato la sera alla fine della prima tappa. Da lì in poi i nostri cammini si sono uniti fino alla fine della via Vandelli. La ripartenza dalla Bizantina è tutto in salita fino qui, che ci porta sul Monte Calvario. Questa strada Monte Calvario, se si chiama Monte Calvario, un motivo c'è, i nomi non venivano dati a caso. Ah, tratto nel bosco. Finalmente si vede il cimone, quel puntino lassù che è ancora azzurrino, quindi la teoria di Simone vuol dire che è ancora parecchio lontano, è Monte Cimone. Dopo 3,8 km dalla Bizantina appare. C'è anche qualche rigo di neve, eh? Ah, sì, sì. Come si va stamani? Alla grande. Meglio. Rigenerati, dai. Meglio, meglio. Sì. Come il Novi. C'è anche un po' d'ombra, quindi dai. Si può fare 40 km anche oggi. Uscendo da San Dalmazio, fatto rifornimento all'alimentare, quell'omino che ci ha fatto panini, sosta farmacia per creme, cremettine, cirotti e cirottame vario, e siamo un cammino. Timbrata anche la credenziale in farmacia, i timbri sono abbastanza introvabili. Oh,
eccoci al trivio per gli arrivi da Modena di qua, per gli arrivi da Sassuolo di là, per la via Vandelli di là. Questo è il punto di intersezione in base al punto di partenza. Aggiornamentino del pomeriggio, sono le ore 1:30, siamo al 18° chilometro, arrivo a Pavullo nel Frignano, non dovrebbe mancare tantissimo, ma il sole picchia fortissimo. Siamo tutti in crisi di astinenza di birra. Pavullo nel Frignano, Palazzo Ducale. Anche oggi siamo arrivati a fine tappa dopo quasi 25 km.